Dall'oscurità dello sfondo emerge la bellezza senza tempo di una giovane donna, il cui volto è pieno di luce che brilla nelle sue labbra e nelle sue pupille. Si tratta del lavoro più noto di Jan Vermeer al grande pubblico, caratterizzato da due elementi simbolici, il turbante e l'orecchino di perla. L'identità della modella non è nota, la figura sembra una persona viva. Il volto è carico di espressività e di mistero, e anche per questi motivi il quadro divenne un fenomeno popolare, noto oggi come la Gioconda olandese o del Nord. Il quadro ispirò anche un romanzo dal titolo omonimo del 1999. Nella finzione narrativa è Grit, una giovane domestica sedicenne di umili origini, a posare per Vermeer. Gli orecchini con le perle, invece, apparterrebbero alla moglie del pittore. Nonostante la bontà del romanzo, estremamente accurato e qualitativo, questa ipotesi appare fantasiosa. Difficile, infatti, pensare di trovarsi dinanzi ad elementi reali, sia per quanto riguarda l'orecchino che la modella. Il turbante, accessorio esotico importato dall'Asia Minore, era raro oltre che costoso, e di valore certamente ancor più pregiato è la perla. Il blu oltremarino ricavato dalla frammentazione del lapislazzuli, celebre per essere stato impiegato nel capolavoro del Giudizio Universale di Michelangelo, non era un pigmento comune. Una possibile spiegazione potrebbe essere ricercata in un committente benestante. Ma esiste un'altra valida ipotesi. Il quadro sarebbe a tutti gli effetti un troni, volto in lingua olandese, il viso di una bellezza idealizzata non esistente fisicamente nella realtà. La prassi era piuttosto diffusa nel XVII secolo, l'epoca d'oro della pittura in Olanda, e serviva ai committenti più ricchi per denunciare il proprio status sociale. Pur in assenza di prove scientifico-storiche certe, disponiamo comunque di forti indizi e la logica può aiutarci nella ricerca. Il quadro, infatti, corrisponde perfettamente all'inventario redatto alla morte del pittore nel 1675. Altra importante fonte è Jacob Disius, che fu un tipografo e collezionista di quadri olandese. Egli possedeva ben 21 opere di Vermeer che vennero messe all'asta nel 1696. Nel 1600 in Olanda assistiamo al trionfo della pittura di genere che supera quella tradizionale religiosa. Con Vermeer tutto questo confluisce in un insieme armonioso. Egli infatti fissa sulla tela la bellezza della ragazza rendendola immortale come se fosse una principessa turca. Nel 1696 il dipinto venne venduto per 36 fiorini. La descrizione parlava di un trono in ambito antico di rara bellezza. Quasi 200 anni dopo, nel 1881, il dipinto, oscurato dallo sporco e ormai privo dell'originaria bellezza, venne battuto per soli 2 fiorini e 30 centesimi in un'asta all'Aia. L'acquirente fu il collezionista Arnoldus de Tombe. Questi, una volta completato il restauro e fatto autenticare il dipinto, lo lasciò in eredità al Mauritshuis. La ragazza con l'orecchino di perla venne realizzata su una piccola tela di lino pregiato attaccata coi chiodi ad una cornice di legno. I bordi originali della tela sono ancora presenti su tutti i lati e lo sfondo si estende oltre i bordi superiore, sinistro e inferiore. Già nel 1950 lo storico dell'arte Lawrence Gowing esaminò una radiografia della ragazza con l'orecchino di perla. Ciò che vide lo stupì. A differenza di qualsiasi altro pittore olandese del suo tempo, Vermeer aveva iniziato la composizione senza il disegno e senza alcuna linea. Vi era soprattutto un netto contrasto tra il buio e le forme leggere. All'epoca, a causa della scarsa risoluzione dell'immagine ottenuta, Gowing pensò che Vermeer avesse dipinto i suoi primi strati di bianco su una base scura.
Oggi sappiamo che la vernice scura venne applicata successivamente. La tecnica della riflettografia di infrarossi ha consentito di poter accedere ai diversi livelli sotto la superficie del dipinto. Sotto la figura sono state trovate tracce di carbonio associate ai pigmenti neri. Le radiografie esaminate da Going hanno messo in evidenza due punti in particolare: tracce di piombo associate al pigmento bianco sull'occhio e sull'orecchino di perla. Queste sarebbero prove palesi dell'utilizzo della camera oscura. In sostanza, secondo Going, Vermeer preferì il tono e la luce al disegno. Lo sfondo originariamente pensato da Vermeer, seppur scuro, virava al verde. Attraverso queste fotografie è possibile notare le zone che sono state ritoccate in sede di restauro e che adesso si presentano più scure. Quindi la caratteristica forma a goccia dell'orecchino di perla. La camera oscura è uno strumento ottico che veniva utilizzato da tempo dai pittori olandesi. Basato sul funzionamento di un sistema di lenti, consentiva all'artista di proiettare un'immagine reale su una superficie. In questo modo tutto appariva speculare e appiattito. Si creava in sostanza l'illusione della bidimensionalità. E così era più semplice riuscire a riprodurre contrasti ed effetti di luce. La poesia è la suggestione di una realtà ideale, aspetti essenziali del linguaggio pittorico di Vermeer. La Veduta di Delft è una delle opere in cui si manifesta con maggiore evidenza l'utilizzo della camera oscura. Si tratta di uno dei pochi quadri a tema paesaggistico dell'autore. La città di Delft, vista in prospettiva dal sud del signor Jan van der Meer di Delft, così veniva descritto il quadro nell'Asta Dissius del 1696. L'opera, riconosciuta come la numero 16 del prezioso catalogo, venne venduta per 200 fiorini, la cifra più alta raggiunta. Nella sua opera Vermeer riesce a cogliere e rappresentare dettagli spesso sfuggenti e indecifrabili. È lo stesso che avviene in Ragazza con l'orecchino di perla. Sottili contrasti cromatici e gocce di luce. Questa, nei suoi quadri, assume una consistenza liquida. Come sottolineava il grande critico Federico Zeri, è fondamentale fermarsi nella contemplazione ravvicinata del dettaglio, metterlo sotto la lente d'ingrandimento. Attraverso la proiezione dello strumento ottico, Vermeer realizza un effetto vicino al puntinismo, piccole macchie di colore, e nella Veduta di Delft sono visibili soprattutto nella barca destra. Questi aspetti si rivelano fondamentali per poter comprendere il mistero, o meglio, l'illusione della perla. Il primo quadro citato nell'elenco Dissius è Donna con bilancia o la pesatrice di perle. L'opera presenta elementi e caratteristiche che diverranno fondamentali e ricorrenti nella sua produzione artistica. Tra questi, certamente, il simbolismo, le perle e il quadro nel quadro. Un giudizio universale opposto alle perle e alla vanità di tutte le cose. Grumi di luce, piccoli puntini che creano la sfocatura e l'illusione della forma. In Giovane donna assopita, Vermeer fonde la quotidianità delle scene di pittura di genere olandese con il mistero e l'enigma indecifrabile. A cominciare dalla modella, quella che dovrebbe essere una semplice serva, infatti, indossa degli orecchini di perla molto costosi. Il frequente ricorrere delle perle nella sua produzione artistica sarebbe ad indicare che siano più un vezzo stilistico. Assolvono dunque sostanzialmente due funzioni, una estetica e l'altra simbolica. A noi interessa soprattutto la consistenza di questi gioielli.
Vermeer riesce a fotografare il dettaglio e a rendere l'illusione così realistica attraverso l'utilizzo della camera oscura. Stando bene attenti, ci accorgiamo che è assente il gancio. Vermeer, attraverso l'utilizzo della luce, riesce a creare un'illusione su tela. La perla in sostanza viene creata dall'applicazione di piccole macchie di colore. Viste da vicino sembrano macchie astratte, tuttavia da lontano restituiscono l'illusione del gioiello. Simili riflessioni e conclusioni valgono anche per ragazza con l'orecchino di perla. La modella sostanzialmente non esiste nella realtà, si tratta di una bellezza idealizzata. Soprattutto non esiste nemmeno il gioiello, così vistoso e sproporzionato. Se andiamo a considerare il dettaglio da vicino, possiamo renderci conto della grande illusione di Vermeer. Manca effettivamente il gancio, la perla non è attaccata al lobo. Ma soprattutto a sorprendere è la consistenza della perla, che non ha alcuna forma sferica. Possiamo infatti osservare tonalità di grigi e di bianchi in forme a goccia. Mettendo il dettaglio sotto la lente di ingrandimento, sembrerà quasi di osservare delle forme astratte. Da lontano, tuttavia, avremo l'illusione di un vero e proprio orecchino. Altro capolavoro tecnico e descrittivo è il virtuosismo contenuto in Donna con collana di perle. Valgono gli stessi principi sull'utilizzo della camera oscura, dell'applicazione del colore e dell'utilizzo della luce. Stavolta Vermeer si pone fuori da ogni valutazione morale. La collana di perle non simboleggia più la vanità, ma la purezza. Il suo non è mai un virtuosismo fine a se stesso. Si tratta piuttosto di un nuovo modo di intendere e utilizzare il colore e la luce. Le suggestive idee di Vermeer avranno notevole influenza anche sul mondo impressionista. Altro celebre quadro in cui ricorrono le perle sotto forma di due vistosi orecchini e donna che scrive una lettera. La modella viene tradizionalmente identificata come la moglie di Vermeer, questo per il lussuoso abito che indossa, citato nell'inventario al momento della morte dell'artista. Ancora una volta il virtuosismo tecnico, la precisione fotografica e la grande sensibilità dell'artista realizzano un capolavoro formidabile di luce e di colore. Con elevata probabilità il committente di ragazza con l'orecchino di perla potrebbe essere stato il ricco benestante di Delft, Peter van Ruyten, genero di Decius. Un gioiello molto simile ricorre nel quadro La suonatrice di liuto. La modella è la stessa già vista nell'opera della donna che scrive una lettera. Ragazza con l'orecchino di perla, oggi è uno dei quadri più noti e apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Le ragioni di questo clamoroso quanto inspiegabile successo sono ricercabili in motivazioni diverse. Lo sguardo ipnotico, le proporzioni naturali, il movimento realistico e coinvolgente, un equilibrio di luce e struttura spaziale. Ogni volta che lo spettatore osserva il dipinto, la ragazza con l'orecchino di perla sembra volgersi nella sua direzione, per ascoltare, in attesa. Ella respira, prova emozioni, è una persona viva. E in ciò risiede la bellezza e la magia del dipinto. Non vi è mai un eccesso di virtuosismo, ma profonda sensibilità e al tempo stesso consapevolezza da parte di Vermeer nella piena maturità artistica. Richiami espliciti al mondo artistico di Jan van Eyck. Vermeer offre un contrasto tra colori chiari e sfondo scuro, una qualità fotografica dei riflessi e dei giochi di luce. Effetti ottici ricercati,
costruzione di un'atmosfera silenziosa e raffinata, sempre suggestiva. Sono questi gli aspetti salienti della produzione artistica di Vermeer. In Donna in azzurro che legge una lettera, oltre alla monumentale e bellissima figura che occupa la composizione, è possibile ammirare i bellissimi contrasti cromatici. L'azzurro e il giallo sono gli stessi colori che ricorrono anche in Ragazza con l'orecchino di perla. Queste profonde vibrazioni cromatiche, capaci di rendere così vive e brillanti e umane le figure, emozionarono anche Vincent van Gogh. Questi, affascinato dall'utilizzo della luce e del colore di Vermeer, cita il quadro della Donna in azzurro in una lettera indirizzata all'amico e pittore Emile Bernard. Van Gogh, riferendosi proprio al quadro della Donna in azzurro, scrive: «Così, conosci un pittore di nome Vermeer che, ad esempio, ha dipinto una dama olandese bellissima incinta?» La tavolozza di questo strano pittore è azzurro, giallo limone, grigio perla, nero, bianco. Prosegue Van Gogh: «Certo, nei suoi rari quadri ci sono a rigore tutte le ricchezze di una tavolozza completa, ma l'accostamento giallo limone, azzurro chiaro, grigio perla è tipico in lui, come il nero, bianco, grigio, rosa e per Velázquez». Van Gogh è particolarmente affascinato dalla vibrazione cromatica e dall'utilizzo del colore che rende così vive le figure. La sua testimonianza è preziosa per una serie di ragioni. Innanzitutto, Vincent van Gogh chiede a Emile Bernard se conosca o no Vermeer. Questo perché nel 1600 Vermeer non era certo tra i maestri più famosi in tutta Europa. L'artista venne riscoperto da colleghi soltanto nel corso del 1800. La grande popolarità dell'artista e della sua ragazza con l'orecchino di perla presso il grande pubblico di massa dunque fu un fenomeno soltanto successivo. Van Gogh inoltre sottolinea il fatto che i dipinti di Vermeer fossero rari, questo perché l'artista non dipinse molto in vita. Ad oggi si contano circa 35 opere. Ragazza con l'orecchino di perla è uno di quelli più particolari in quanto non vi è alcuna descrizione dello spazio e degli elementi. L'occhio di Van Gogh inoltre si sofferma sui colori, in particolare sull'accostamento cromatico del giallo limone con l'azzurro chiaro e il grigio perla, che è caratteristica tipica di Vermeer. Gli stessi colori, accostamenti cromatici e soprattutto il bellissimo orecchino con la perla sono presenti anche nel capolavoro Lettera d'amore, conservato ad Amsterdam. Una scena dotata di grande espressività, nella quale la protagonista principale smette di suonare il liuto a causa dell'arrivo della domestica con una lettera per lei. Anche stavolta, attraverso la camera oscura e l'utilizzo di piccole macchie di colore, Vermeer riesce a restituire l'illusione della perla. In particolare, la costruzione dell'orecchino presenta numerose analogie con quello della ragazza col turbante. Il quadro in analisi è particolare e al tempo stesso semplificato, perché Vermeer non descrive nessuno spazio domestico, non troviamo infatti altri elementi. La protagonista è ritratta a mezzo busto, sul profilo sinistro, mentre compie una torsione con la testa verso lo spettatore. Le braccia non sono visibili, la testa è leggermente inclinata, l'aria è assorta e meditativa. L'abito è realizzato con tonalità gialle, terrose e di grigio chiaro, capaci di creare un contrasto acceso col viso e il colletto. Alcune caratteristiche rimandano all'incredibile capolavoro di Tiziano. Anche in questo caso la figura, elegantemente vestita, emerge da uno spazio scuro e compie una torsione verso lo spettatore. L'aspetto più importante però è che a noi interessa è il virtuosismo di questo straordinario maestro.
gli incredibili e convincenti riflessi e giochi di luce sull'abito, sul mantello e sul raso pregiato. La figura, così come ragazza con l'orecchino di perla, è assorta nei suoi pensieri ed è come se avesse un mondo interiore. Un enigma complesso e indecifrabile. Il turbante è realizzato con le sue tonalità preferite, una fascia di azzurro oltremare che avvolge il capo lasciando scoperta parte della fronte, quindi un drappo giallo annodato che pende lieve fino alle sue spalle. Il turbante era già noto al mondo artistico europeo nel XV secolo. Ricorre infatti in alcuni lavori di Jan van Eyck, 200 anni prima di Vermeer, quindi. La luce, proiettata da sinistra, come nella maggior parte dei lavori del maestro, illumina il viso di lei, radioso, spensierato, le brillano le pupille. Il profilo del naso è reso attraverso l'utilizzo dello sfumato, vi è una variazione cromatica rispetto all'incarnato della guancia, le sopracciglia invece sono assenti. È la luce ad influenzare le pennellate. Il virtuosismo si manifesta nel luminoso riverbero sull'orecchino di perla. Vermeer riesce a farlo risaltare, con maestria, nella parte in penombra del collo e della schiena. Non ci sono altri elementi sullo sfondo perché Vermeer vuol far concentrare il pubblico sul viso e sui due elementi simbolici del turbante e dell'orecchino. L'effetto finale è davvero molto suggestivo e varia tantissimo andando a considerare il dettaglio dell'orecchino. Mediante l'applicazione del colore in puntini, Vermeer costruisce la sua perla attraverso forme diverse, gocce di grigi distinte e separate. In questo modo realizza l'illusione della sfocatura e dell'unità. Si tratta di un risultato eccelso. Quelle che sembrano macchie di colore applicato per strati, quasi idee astratte, prendono forma e vita nella realtà della tela. Una delle opere più grandi e impegnative di Vermeer è certamente l'Allegoria della Fede. Una donna, elegantemente vestita, di un blu cosmico, come se fosse una Madonna, è situata vicino ai simboli della fede. Il virtuosismo si manifesta soprattutto nella creazione della sfera di vetro in alto, simbolo dell'incapacità di poter accedere alla comprensione del mistero divino. La sfera riflette verso lo spazio esterno al di fuori del dipinto. Osservando il dettaglio da vicino ci renderemo subito conto della particolare tecnica utilizzata dall'autore e suggerita dall'impiego della camera oscura. All'apparenza vedremo soltanto geometrie e forme astratte, l'applicazione di macchie di colore, una tecnica vicina al puntinismo. Tuttavia, andando a considerare il dettaglio da lontano nell'insieme, avremmo l'illusione di una sfera che riflette. La consistenza liquida e vetrosa di questo elemento è la stessa che riscontriamo in Ragazza con l'orecchino di perla. Oltre ad affascinare Van Gogh per l'utilizzo della luce e i colori, Vermeer avrà notevole influenza su Monet e gli altri artisti del XIX secolo. L'animo dell'impressionismo in lui incontra e abbraccia la poesia e la logica delle forme del reale. Il colore, la luce e gli effetti ottici prevalgono comunque sulla struttura generale. L'orecchino ricorre anche nello studio di Giovane donna, un lavoro successivo. Le affinità e le analogie con Ragazza con l'orecchino di perla sono numerose. La postura e le idee sono sostanzialmente identiche, e così il concetto di fondo. Il velo, infatti, è un simbolo di fedeltà coniugale. Stavolta il dettaglio dell'orecchino è più delicato e meno appariscente, e così i contrasti di luce e gli effetti più morbidi.
Per lineamenti e semplificazione dell'incarnato, anche stavolta ci troviamo dinanzi ad un trono. Si tratta di una bellezza poetica e sfuggente, fuori dal mondo, molto diversa dai volti dipinti da Caravaggio o da Rembrandt. In questo studio successivo, la posizione del viso presenta delle diversità. La modella si rivolge ancora più frontalmente verso lo spettatore. Altra importante differenza è costituita dalla presenza del braccio destro visibile nella parte inferiore della tela. L'illusione della balaustra è una citazione diretta all'Ariosto di Tiziano. Nell'arte luminosa, poetica, idealizzata di Vermeer, vi è una vera e propria passione per i copricapi, anche esotici. È il caso di Ragazza con flauto. In quest'opera troviamo un largo cappello di derivazione chiaramente orientale. Dettagli estremamente significativi, poetici e interessanti sono quelli delle labbra semiaperte e dell'utilizzo del colore bianco per creare gli effetti di luce. Labbra umide dalla consistenza liquida abbinate a quella vetrosa della perla. Sotto questo punto di vista, il raffinato virtuosismo di Vermeer raggiunge vette ancora più elevate in Ragazza con cappello rosso. Anche in questo lavoro troviamo le consuete sfocature e i piccoli tocchi di colore. La consistenza di queste labbra è sostanzialmente identica a quella di Ragazza con l'orecchino di perla. La perla, già a partire dal XV secolo, era un simbolo di virtù e fedeltà. Norbert Schneider, nella monografia curata da Taschen, sceglie di riportare un brano tratto da Introduzione alla vita devota di Francesco di Sales, che potrebbe aver ispirato Vermeer. Il testo recita così, aperte virgolette, «In passato, come oggi, le donne avevano e hanno l'abitudine di portare orecchini di perle per il piacere derivante dalla sensazione che si prova quando queste oscillando si urtano. Ma quando penso che Isacco, tanto devoto a Dio, ha inviato degli orecchini alla pura Rebecca in segno del suo amore, credo che questo gioiello significhi, in senso religioso, che la prima parte che un uomo deve avere della sua donna e che la donna deve fedelmente conservare, è l'orecchio, in modo che nessun'altra parola o suono vi possa penetrare, a eccezione del dolce rumore delle caste parole del Vangelo, perla d'Oriente». Chiuse virgolette. Un simbolo, quindi. Purezza, devozione, fedeltà coniugale, il Vangelo come perla d'Oriente, la bellezza idealizzata di un trono dipinto in abito elegante secondo la moda turca. Tonalità terrose, giallo ocra, gesso e bianco piombo per formare l'elegante abito. Il turbante, realizzato con diversi cromatismi, limone e oltremare, risalta perfettamente sulla parte in ombra della schiena. Incantevole il rosso sulle labbra, Vermeer costruisce rapporti tra colori primari, volti al raggiungimento dell'armonia e dell'equilibrio cromatico. Mistero e candida dolcezza, anche per questo motivo il quadro oggi è così amato dal pubblico, tanto da divenire la Gioconda del Nord. Perché il quadro di Vermeer viene accostato al capolavoro di Leonardo? Si tratta sostanzialmente di due opere completamente differenti per tecniche, contesto e periodo storico. Le ragioni di questa popolarità sono molteplici e vanno ricercate innanzitutto nell'alone di mistero che avvolge la figura. Nonostante Mona Lisa sia segnata dal tempo e l'incarnato tenda ormai al verde, il suo sguardo è comunque ipnotico. È una persona viva a tutti gli effetti. Una figura divina, ricordava il Vasari, ma è importante anche riportare il pensiero di Ernst Gombrich, che scriveva, aperte virgolette,
Ciò che ci colpisce in primo luogo è l'intensa vitalità con cui Lisa ci appare. Essa sembra veramente guardarci pensare. Come un essere vivente, sembra mutare sotto i nostri occhi e risultare un po' diversa ogni volta che torniamo a guardarla. A volte Lisa sembra beffarsi di noi, ma ecco che di nuovo ci sembra di cogliere un'ombra di tristezza nel suo sorriso. Chiuse virgolette. Grande attenzione al mondo psicologico, quindi, allo sfumato e all'enigma. Anche il presunto mistero attorno all'identità delle modelle è un motivo di contatto tra le due opere. Il mistero, il fascino, il mondo psicologico interiore suggerirono dunque la fantasia narrativa. Entrambe le opere riuscirono ad ispirare romanzi e adattamenti cinematografici, andando a creare anche una fortissima empatia col pubblico di tutto il mondo. Gioconda non è soltanto un ritratto, è un'opera molto più complessa, un vero e proprio trattato sulla pittura che prevede anche un interessantissimo paesaggio. Oltre alla grande importanza delle mani e dei moti dell'animo, possiamo sempre trovare una struttura. La prospettiva, le mani, gli occhi, il paesaggio e la costruzione della figura influenzarono notevolmente anche Raffaello. Una struttura ossea e muscolare e una grande attenzione riservata all'espressività e al mondo psicologico. Gli studi, la creatività e le idee geniali e innovative di Leonardo da Vinci ispirarono notevolmente Raffaello, il pittore più bravo e talentuoso dell'epoca. Citazione inequivocabile diretta alla Gioconda e il ritratto di Maddalena Strozzi. Altro capolavoro è La Muta, caratterizzata da uno sfondo scuro, le labbra serrate e un enigma indecifrabile. Quello che manca in Vermeer non è soltanto la specifica gestualità delle mani, ma proprio la struttura fisica della figura. Anche ragazza con l'orecchino di perla sembra vivere di vita propria e possedere un'anima, ma questo avviene poiché è la luce a renderla così viva. La luce, il colore, la consistenza liquida degli occhi e delle labbra. Il paragone, artisticamente improprio, con la Gioconda di Leonardo può essere spiegato attraverso la forte carica espressiva che accomuna le due opere. Un fenomeno popolare di costume e un mistero capace di ammaliare e affascinare ancora oggi gli spettatori di tutto il mondo. Vermeer coglie la ragazza di sorpresa, descrivendo la consistenza liquida delle labbra umide ed evidenziando la naturalezza, quasi fosse uno scatto fotografico. Non insiste particolarmente sulle piaghe del vestito e semplifica anche il turbante per realizzare quasi una specularità astratta nel buio dello sfondo e nel sofisticato linguaggio utilizzato per descrivere in modo così efficace e realistico la perla e i suoi effetti di luce. Vermeer non persegue la via dell'iperrealismo, la sua non è mai un'ossessione per la realtà. E le sue opere sono molto distanti da quelle di Caravaggio. Vermeer rielabora la realtà in modo altamente sofisticato e poetico, mantenendo comunque un aggancio col mondo fisico. La ragazza con l'orecchino di perla resta immobile, sente, ascolta, non parla nessuna lingua. Cattura uno sfuggente attimo d'eternità attraverso i suoi occhi. Non le serve nemmeno gesticolare, è terra oscura che vede la luce, le sue pupille sono le vere perle che, come astri accesi, illuminano la notte. Si resta in silenzio,
immaginando il suono liquido delle labbra appena aperte, per tornare ad esistere attraverso il suo sguardo. Eleganza delle forme, sapienza e consapevolezza della materia pittorica e dell'impiego della camera oscura, capaci di cogliere la bellezza e l'intimità di un volto senza tempo. Vermeer non mira a spiazzare l'osservatore. Il suo è un invito, formale ed elegante, alla pura contemplazione. Attraverso gli occhi grandi e i dettagli del turbante e dell'orecchino, è come se ci portasse nelle più intime profondità del quadro, nel mondo interiore della protagonista. L'infinito, il linguaggio degli occhi, quello delle labbra e di ogni impercettibile atteggiamento di moto, ancora oggi non si finisce mai di restare sorpresi dinanzi al capolavoro. Un ritratto emozionante e delicato, una dolcezza senza tempo e un affascinante e intrigante enigma narrativo.